Allora, eccoci qui, tornati su Final Fantasy VIII e speriamo non succeda niente oggi perché ieri non siamo stati fortunati, non dico sulle live ma in generale, dato che tanto mi succederà qualcosa oggi pomeriggio perché ne sono sicuro, speriamo che non stamattina mi lasciano libero. Allora, dovremmo andare al Garden di Trabbia. Ok, si parte. Vediamo cosa potrà andare storto in questa live. Non so perché mi sento basso rispetto alla telecamera, ma ho questa cavolo di sedia, non me la devo ricambiare con quell'altra. Allora. Ah, però questo mi dovrebbe dare Leviatano, ma ormai è sparito, vaffanculo. La carta Leviatano, eh? Che noi avevamo finito l'altra volta perché avevamo giocato a carte. Abbiamo preso tutto il gruppo CC, ma dovremmo andare a battere la regina. È bello che io mi ricordo che ero bravissimo a giocare a carte, vabbè, ho capito pure il perché ero bravo, perché usavo subito le carte delle divinità, no? Degli Esper, ma la cosa è questa, è che ormai da troppo fastidio, soprattutto c'ho sta telecamera così, aspettate, eh. Così, oh, mo siamo un po' più alti. Mi sentivo basso, che cazzo. Dicevo, capito il perché? Perché giocavo subito con le divinità, con gli dei, con i GF, chiamiamolo come si pare, e quindi è normale che andavo subito a vincere. Prendevo carte migliori e tutto quanto. Però io non ho mai fatto questa storia dei CC perché giustamente non avendo guarda, se così cambiavo tutto, però vabbè. Perché non avendo con me nessun tipo di guida non sapevo che esistevano. Ritornando sempre al discorso, quello solito del perché cazzo fate queste cose se poi chi non ha internet non può scoprirle? Dove cazzo sono io? Non so, vicino al garden. Boh, ricordiamoci come ci si mette la mappa. Giustamente ho selezionato un'altra cosa, ok. Dobbiamo andare qua, sto un po' da lontano, va bene.
Rayo que me dispara. Ok, per tutto il suo. Andiamo. Andiamo per le valle. Ah, abbiamo dare un vabbè, l'altra volta. E si va. La mesmerizza. Tanto ho messo selfie in squadra perché giustamente lei voleva tornare qui, quindi. Attacco missilistico. È terribile. Io vado dentro. Vai pure. Scuola. Selfie dov'è? Non manca qualcuno? È andato avanti. Sarà scioccato. Presto rincorriamola. Madonna, quindi. Grazie per esserti preso cura di selfie. Selfie mi sta di grande aiuto. Yeah! Che ti prende? Non è da ascoltare certe cose. Devo starmene zitto. Il giro della palestra sta andando lì. Saluto la mia amica e arrivo. Va bene.
Ridimmi un po' il tuo nome e matricola. Stai facendo del tuo meglio per questo garden? Cosa vuol dire dare il meglio? Ricostruire questo garden, no? Se dai un contributo per ricostruire Trivia ti darò un buon punteggio. Ma ci mi dare questo? Aspetta, non so dove andare di qua allora. Zambi, zambi. Il Tom Barry, Watson Jeff. Abbiamo portato via tutti i feriti in macchina. Io sono malato, ho curato molti di qui e mi sono malato anch'io. Capitare. Facciamo un calcolo di quanto spenderemo per i viveri di prima necessità. La calcolatrice è rotta, siamo molto attenti ai conti. Da sotto le macerie ho trovato questo libro molto vecchio. Magari fosse una mappa del tesoro, che ne so, 5 passi a sud del Gargoyle e poi vai. Lascia fare a me, lo riparo io. Siamo noi la squadra che ripara tutto. Che siamo noi? Noi siamo la squadra che ripara tutto. Siamo una squadra specializzata per la ricostruzione di trebbie. Allora, 5 passi a sud dal Gargoyle. Selfie, scusa Selfie, perdonami. Eh? Perché? Perché ti scusi? Non sono riuscito a salvare l'orsetto che mi avevi dato. E niente, basta. Uccideremo tutti per questo. Forse adesso sta piangendo. No, il nostro orsetto è molto forte, sai? Adesso lui è contento perché sa che tu stai bene. Ma se non so di genere, mi sono mai. Ehi, lo sento, l'orsetto ha detto che ci sta guardando. Sente pure le voci, questa è matta, si stanno di prendere loro. Dobbiamo fare i bravi, lui ci vede sempre, sapete? Seconda mano è matta. Scusate, arrivo subito, aspettate il campo da basket. Non posso ripassare di qua. No, regà, io ho visto, eh. Invece di essere buona, digli che non piangerò più e non sarò più triste. Ok, se n'è andata, forse. Mamma, grazie, Selfie. Ciao. Due, tre, quattro, cinque.
1, 2, 3, 4 e 5. Scusa, cazzo, l'ho preso, vabbè. Vabbè, allora adesso andiamo. Selfie al cimitero. Non volevo farla soffrire, ma. Parco è andato distrutto, ma il mio sogno suonare con un gruppo l'ho realizzato. Scusate un attimo. No, già andato avanti. Vi avevo promesso, no? Volevo fare qualcosa che sarebbe stato per sempre in tutti noi. E il nostro concerto è stato un concerto che tutti avrebbero desiderato fare. Mi avete visto tutti? Mi avete sentito, vero? Ma questo è solo l'inizio. I nostri sogni li farò ancora più grandi, ancora più meravigliosi. Vado, avviciniamo. Dobbiamo fare qualcosa per questo missile. Non dovrebbe esplodere, ma potrebbe rompere il palco e rotolare giù, ferendo qualcuno. I professori dovrebbero fare qualcosa di più. Non è possibile che lasciano tutta la responsabilità del Garden sulle spalle degli studenti. Non riesco a digerire un cazzo. Se te la vedi la vivo. Niente. Scusate ragazzi, ma un vomito rotto. Stiamo aspettando Selfie, quando arriva lei andiamo. Sembra che non ci siano nemici in questo verde. Dove sarà la strega? Dobbiamo trovarla il più presto. Oh. Mezzo genio. Da quando vi ho incontrati ho cominciato a pensare, continuo a pensare, non trovo risposta. Prima non pensavo, prima
Perché la sega è comparsa all'improvviso? Forse stava solo aspettando il momento migliore. Forse fingeva di essere un essere umano normale. E alla ricerca di Alone? La sega la vuole perché può portare le persone nel passato. Anche la sega vuole andare nel passato? Devo dimostrare a Selfie che si può fidare di me. Una palla. Palla. Scusate, ho fatto tardi. Grazie, sei uno di tutti qui per me. Ehi, su col morale. Mi dare in macerie, tutto distrutto tu, no? Grazie. Vengo anch'io quando andate a combattere contro la strega. Voglio prendermi la mia rigida, ok? Sentite. Ma dobbiamo combattere per forza, non c'è nessun altro metodo? Non possiamo trovare un modo per evitare spargimenti di sangue? Oi, 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 ma cosa stai dicendo? Ci sarà un qualche scienziato che conosce un sistema per bloccarla senza combattere, no? Dove vuole arrivare? Se davvero qualcuno conoscesse qualche sistema sarebbe grandioso, ma nessuno fa niente alla fine. Tremano dalla paura, si lamentano e al pericolo passato ci criticano. Me ne vado. Non fanno che criticare questo e que o quello, ma alla fine non concludono niente. E non a dove vuole arrivare? Cosa si aspetta da me? Io sono cresciuto nel Garden, sono un Sid io, un guerriero, lo capisci o no? Sì, ma se non parli non ti sentono! Skull! Se non dici a voce alta quello che pensi, non so se appunto, Cristo Dio, parla! Tu sei una della resistenza di Timber, giusto? Diversamente da tanti altri, tu hai combattuto con le armi, non è così? Perché ora invece per questi discorsi cosa ti succede? Mi sto cagando addosso, ma forse ho solo tante, appunto. Mi succede spesso quando sono con voi. Certe volte, come adesso, sento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma quando si combatte non riesco a stare al vostro passo. Rimango indietro, vi corro dietro, ma non ce la faccio. Dove correte tutti quanti? Non sento più le vostre voci. Quando vi raggiungo sono in ansia e se state tutti bene, se mi accoglierete col sorriso. Se siete tutti vivi, se torneremo insieme a casa. Quando ci penso, Rinoa, capisco cosa dici. Qualcuno potrebbe non tornare, qualcuno a cui tieni molto potrebbe morirti sotto gli occhi. Se vivi con questi pensieri, la vita sarà dura. Per questo io combatto. Quando ero piccolo avevo circa 4 anni, ero orfanotrofio. Ehi, Michael! Jordan. Anzi, col cappello qui di Jackson, più che altro. Tanti ragazzi tutti orfani. Era la fine della guerra della strega. Molti bambini erano senza genitori. E così anch'io. Ce n'erano molti, ma fra tutti c'era una bambina speciale. Vai, giochiamo!
Mi piaceva molto quella bambina, mi bastava parlare con lei per sentirmi bene. Selfie, a cosa giochiamo? Giochiamo alla guerra. Taci. Ah, ma qui scoprono che sono tutti allo stesso orfanotrofio. Spoiler. Orfanotrofio, la casa di pietra? Proprio così. La vecchia casa di pietra vicino al mare? Proprio così. Quando ci siamo visti al Garden di Galbadia l'ho capito subito. Perché non hai detto niente? Perché? Possibile che voi due ve ne siete dimenticate? Perché me lo ricordo solo io? L'allegra selfie e la prepotente Quistis. Che strano. Cosa? Eccolo, Zell. Ehi, non vi ricordate quando abbiamo fatto i fuochi d'artificio? Ah, sì. Di qua. Volevano tutti i personaggi si chiamano Vine o gli altri bambini alla fine della sequenza animata. Vorrei ho spinto cerchio, non volevo spingere cerchio. Dove sei andata, sorellina? Non mi va più bene. Sono tanto triste. Odio quando non corrono i personaggi nei giochi che devono camminare, basta. Quanto sei lento e fa due passi. Vabbè, lo stesso da prima. Non so dove devo andare. Cazzo. Che se blocca qua dove prima non si era bloccato. Se qui sotto. Sì. No, corrono. Era più o meno così. Ah, l'oceano, il faro. I fuochi d'artificio. Ehi! I bambini non devono giocare con i fuochi d'artificio. Lo dico alla madre. Pagnocolone, torno a letto. Se me lo ricordo vuol dire che c'ero anch'io, no? Siamo stati tutti sgridati. E i miei genitori di Balam? Saluta. La famiglia dice. Ha accolto e allevato Zell come proprio figlio. È proprio vero. Io ero qui. Ero
Mi fa male. Madre! Guarda te, per te. Dove la maglietta vuole più? Pegnucolone. Chi è? Sei un fifone. Smetti la Seifer. Ah. Seifer. Wow, c'era anche lui. Vediamo. Seifer non è mai cambiato. Il Vine non mi ricordo di lui. Questo non era facile starlo indietro. Selfie è arrivato dappertutto. Ciò mi spiega tutti. Zell piangeva e urlava sempre. Madonna. Oh. C'era anche Seifer. Parte di Noah eravamo tutti lì. E allora? Sì. Anch'io ero lì. Io, sorellina, ho sempre aspettato che mia sorella tornasse. Io sono solo, però farò del mio meglio. Tipo, anche se tu non ci sei più, ce la farò lo stesso. Riuscirò a farcela anche da solo. Non è andata bene. Leone. Eh? Leone? E Leone era la sorella? Era un po' più grande di noi e tutti la chiamavano sorella. Ah. Qui c'è Zell, Selfie, Irvine, Seifer, Leone, io. Non so se tutto ciò ha un senso, però siamo stati tutti insieme. E io fa male tutto. Dice che la sorella era il leone. È lei che ci ha portato indietro fino al periodo di Laguna. Ha detto che vuole cambiare il passato, ma non so perché. Esiste una sola ragione. In questo presente non è facile. Non è felice. Se è così voglio aiutarla. È parte di noi, del nostro passato. Ma te non ti ricordavi neanche chi fosse? Ehi, Selfie, nemmeno tu ricordavi niente. Me lo muovi, ok. È terribile dimenticare così tante cose. Ah, mio padre e mia madre non erano i miei veri genitori. Dove sarà l'orfanotrofio? Insomma, io e la sorella sono la stessa persona. Tutti le volevano molto bene, ma tu a scuola la volevi soltanto per te. Ti ricordi bene? Che strano. Col carattere che ho, non credo di essere mai stato adottato. Stesso discorso vale per Seifer. Quindi forse eravamo al Garden già all'età di 5 anni. Eppure lui non ha mai parlato degli anni passati insieme all'orfanotrofio. Io stesso, anche se lo guardavo, non mi ricordavo niente di lui. Non è strano? È vero, è strano. Da quando mi trasferii a Trabia, ebbi una vita davvero molto felice. Poche volte dimenticai il periodo di quando ero bambina. Ma per Cole e Seifer è strano, è davvero molto strano. Me lo ricordo, sì, ora me lo ricordo. Non andavo d'accordo con i miei genitori adottivi. Arrivai al Garden a 10 anni, lì per la prima volta notai Cole e Seifer. Voi due non facevate altro che litigare. Sì, tu ci fermavi sempre. Sì, è vero. Seifer voleva essere al centro dell'attenzione, ma Skoll lo ignorava sempre. E alla fine litigavano, Skoll
Colla avrebbe potuto evitare di combattere, invece stava zitto e si scagliava contro Seifer. Se gli dicevo di lasciarlo perdere, Skoll quasi piagnucolando diceva: devo farcela anche da solo, o mia sorella non tornerà a casa. Credo che ho provato a prendere il posto di Elione. Ci ho provato, ma non ci sono riuscita. Pensavo sempre a Squall, anche dopo essere diventata istruttrice. Credevo fosse amore e nascondevo i miei sentimenti perché ero l'insegnante, ma mi sbagliavo. Oh, si è dichiarata tanto per così a buffo. Quello che mi legava a lui era un sentimento di tipo fraterno. Oh. Ho appena detto che mi ero innamorata di lui. Un amore non compreso. Mi sono tolta di mezzo da quando Rinoa è entrata in scena. Ah, doveva essere lo stesso per Seifer. Deve essere lo stesso per Seifer. Anche Seifer deve aver dimenticato di quando era bambino. Ma quando vede Squall, i suoi sentimenti riaffiorano e... Per questo lotta con Squall? Come ho fatto a dimenticare? Siamo cresciuti insieme fin da bambini, com'è possibile? Era più o meno così. È il prezzo che paghiamo per il GF. I GF ci danno la forza, ma si prendono dello spazio nella nostra memoria. Credi che questo spazio sia quello occupato dai nostri ricordi? Ma è una voce messa in giro da chi critica i GF, però... Insomma, se continuiamo a usare GF ci dimentichiamo le cose, no? Non credo che il preside Sid permetterebbe una cosa così pericolosa. Ma allora perché solo io mi ricordo ancora bene molte cose? Chissà. Forse perché uso GF da poco tempo. Forse è per questo che ricordo molte più cose di voi. E tu, Selfie? La prima esperienza con GF fu quando arrivassi a Balam, giusto? Sì. Mettiamo i nostri ricordi in cambio della forza. Perdiamo i ricordi per colpa dei GF? Per questo gli altri eserciti non li usano? Ho una confessione da fare. In realtà sono lui. Sono Selfo. Quando avevo 12 anni ho praticato una sessione di allenamento all'aperto. Ho distrutto un mostro e ho trovato un GF all'interno di questo. Ho usato quel GF per molto tempo e credo di avere una buona esperienza. Però strano, non riesco a ricordare il nome. Credi che sia colpa del GF? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Che ne so? Forse è meglio lasciar perdere. Meglio lasciar perdere, volete sconnettervi del GF? Fin quando combattiamo ci serve la forza del GF. Se c'è un prezzo da pagare, io sono pronto a pagarlo. Facciamo un diario, ci scriviamo qualcosa ogni giorno. Se davvero tendiamo a dimenticare le cose, rileggendo il diario potremmo ricordarle. Sei sicura che sia una buona idea? Vuoi davvero ricordare tutto? Appunto. Io dimenticherei volentieri quando sei... Mi picchiava. Ora per me è più importante proteggere i miei a Balamb. Mi hanno accolto come se fossi loro figlio e questo non posso dimenticarlo. Non devo niente. Ehi! Vi ricordate tutti della madre? Il suo vestito nero? Sì, la madre, vestita di nero. Sto vomitando. Ah. Quel volto gentile, i capelli scuri, quanto l'ho ammirata. Le assomiglia, assomiglia maledettamente alla madre. Se provo a ricordare quel viso, le assomiglia? No, impossibile. Il nome della madre era Idea Kramer. La madre è la strega Idea? Luces, Idaos.
La madre, la stessa idea. Andiamo avanti. Perché la madre? Perché? Perché la madre ha invaso il mondo? Perché ha lanciato i missili di Balaam? Forse per quanto possiamo sforzarci non lo capiremo mai. È vero. Ascoltatemi. I Sith del Garden sono stati istituiti da Idea, giusto? Io non sono un Sith, ma credo di capire cosa provate. I Sith combattono contro la strega, no? Che strano. Mentre venivo torturato, Sefer mi ha chiesto dei Sith. La madre dovrebbe saperlo cosa sono i Sith. Ma la madre e la strega sono la stessa persona. Cosa significa? Skull, stai ascoltando? È questo quello che voglio dire. Vediamo, è così. Capisco bene cosa intende dire di Noah. Ma continuerò a combattere. Voglio mantenere fino in fondo questo impegno in cui credo. Penso sia lo stesso per tutti voi. Per questo credo sia giusto sapere che chi dovremmo affrontare è la madre. Avete mai sentito la frase "La vita a migliaia di strade"? Io non ci credo. Non ho potuto mai scegliere molte strade nella mia vita. Spesso ne avevo solo una davanti. C'era ragione. Farebbe che state. Fra le poche strade a scelta che avevo, ho preso questa e l'ho percorsa fino qui. E questa strada. Questa strada la voglio percorrere fino in fondo. Il nostro nemico è una persona che tutti noi amavamo. Per colpa del GF perderemo qualcosa di importante. E allora? Non siamo qua perché il destino ci ha spinto fin qui. Siamo qua perché l'abbiamo voluto noi. E inoltre, siamo cresciuti insieme, no? No, non tanto, perché poi una certa che siete separati. Ma per svariati motivi siamo stati separati, appunto. Quando si è bambini non si può vivere da soli. Non ci sono strade da percorrere e non si può fare altro che piangere. Non è vero. Però. Alla fine siamo insieme di nuovo compagni, di nuovo amici. Non siamo più dei bambini, siamo forti ormai. Non permetterò che ci separino di nuovo. Combatterò per questo, per poter stare insieme ancora, anche se per poco. Anch'io combatterò, non me ne sarò nascosto in un angolo. È duro combattere contro la madre, però combattere contro di lei è come se ci dicessero di combattere fra di noi. Rinoa, non possiamo fare altro che combattere. Senza combattere non possiamo proteggere né noi né i nostri amici. Questa è la nostra strada, se sei con noi, seguici. Sono sicuro che è ciò che tutti vogliono. Vabbè, ma se la mettete così. Guardate. Un regalo delle fate. Dalle fate. Sta nevicando. Perché non andiamo all'orfanotrofio di Idea? Chissà com'è diventato. Forse capiremo qualcosa. La ragione per cui la madre è diventata così sarà qualcosa legato al passato, ma non possiamo cambiare il passato.
Qualsiasi sia la verità, ora non possiamo cambiarla. Però sono curioso. Non so cosa ci troveremo, ma andiamo alla casa di Edea. Tutti testa di cazzo così coraggiosi. No, non è così. Spesso perdiamo solo il senso della realtà, ma quando ce ne accorgiamo tremiamo di paura anche noi come tutti quanti. Spero di trovare il modo per battere la strega senza dover combattere. Allora, ma qui io posso forzare le armi dentro, guarda, aspetta. Devo vedere un attimo una cosa, scusate che... Vabbè, e quindi ci dice forgiamo nuove armi, ma poi, vabbè. Allora, la cosa è questa, per forgiare nuove armi, dove cazzo posso andare? Perché qua non mi ricordo se c'è qualcuno. In biblioteca no. In camera mia no. C'è quello che prometta solo gli oggetti. Cercato l'orfanotrofio fino ad un faro, l'orfanotrofio non so dov'è, ma il faro a sud della world map c'è il continente Centra, no? Ad un angolo di Centra c'è un faro. Grazie, ci ho detto, ma noi dobbiamo andare un'altra parte. Sì, va bene così.
Allora, andiamo bamba, che Thunder, Thunder. Ehi, ma tu sei Zell, stai bene? Oh sì, in gran forma. Vado male, aspetta. Come aspetta? Buongiorno. Cazzo, del guscio di Saulo. Facciamo un pochettino più potente. Vabbè, intanto facciamo la Gutter Tiger. Signora Dirci, bentornato Zelle, stai bene? Così, ma te mi aspettavo. Allora, un po' di armi l'ho cambiate. Guscio di Saulo. Tomba dei re senza nome potrei andare. Non andare alla tomba dei re senza nome, no, però. Tanto vanno bene così adesso. Allora, un po' di armi le abbiamo cambiate, non siamo proprio potentissimi, però. Non più che altro ci servono le armi finali. Adesso. Sono le 11. Vediamo se riesco a finire.
Stiamo cercandolo fare. Eccolo l'alfaro. Ah no, muovida. Guarda. È un binocolo. Alziamo se l'è preso. Oh cazzo. Cosa pensi che succederà? Credo che loro sappiano che siamo qui, se no faremo noi la prima mossa. Non possiamo evitare di combattere. La strega è là sopra, vero? Questa è la battaglia finale? Lo spero. Siamo solo al secondo CD, ma... Cosa faccio adesso? Do gli ordini perché è il mio compito? O cerco di dare il meno ordini possibili per evitare che le cose si complichino? Cosa dovrei dire? Non c'è molto tempo ormai. Ok, buongiorno. Buongiorno Xander, sì, è da un'oretta. Allora, prepariamoci all'attacco. Prepariamoci alla difesa. Pensiamo pure alla direzione del garden. Quando avete deciso che ordini dare, comunicherò a tutti. Ascolta che vi parla. Questa è un'emergenza, ascoltate bene. Stiamo per scontrarci con il Garden di Galbadia. Il Garden procederà a tutta forza e nel caso vengano pianificate manovre evasive, la velocità sarà diminuita del 50%. Non ti preoccupare. Mi stavo chiedendo se mi ricordavo bene se mi avevi detto che venerdì mattina c'eri, però io so dove si va presto perché Claudia Scheira attaccava presto stamattina. Seconda squadra del garage. Terza squadra MG al ponte del secondo piano, attendete istruzioni e preparatevi al combattimento. I nemici tenteranno di salire a bordo. Concentrate le forze all'entrata e al giardino della scuola. Se il vostro ID è un numero pari, andate al giardino in tenuta da combattimento. Se è dispari, andate all'entrata principale e aspettate. E poi cosa manca?
Per la dottoressa Kadowaki, ho ulteriori richieste da fare. Gli allievi con l'ID terminante per 8 si prendono cura delle matricole. Scuola, tutto ok? Non hai esagerato con i discorsi? Tutti si sceglieranno, scoglieranno in guerra come belve, bastava qualche suggerimento. Oh! E vai, scol, vieni giù. E tu guardi sotto i piedi. Un frecciaro sta a tre, un frecciaro. E non sono anch'io con voi. Scusa. Sono stufo di essere messo da parte. Forse è la battaglia finale, il Garden della strega. Allora, cosa dobbiamo fare? Ognuno di noi prenderà il comando di un gruppo di alunni. Quando arriverà Zell, ci divideremo in due gruppi. Zell sta dormendo. Ha detto che non è riuscito a dormire per niente. Eh? Quello. Per cosa? Di cosa state parlando? È un segreto. Come facciamo? Non possiamo aspettarlo. Vado a vedere la situazione al giardino, vieni con me. Lei per forza. Vai. Selfie, trova Zell e prendi il comando all'ingresso principale. Ricevuto. Abbiamo ancora tempo prima dell'attacco. Possiamo fare dopo il controllo dei GF. Andiamo al giardino, seguitemi. Io invece l'ho fatto prima. E Rinoa? Rinoa. Occupati di lei. Tutto lei fa, Morella. Frecciaro sta a treno, frecciaro sta a treno, frecciaro sta a treno. Non so perché mi dà. Sta senza c'è treno, frecciaro, non so perché. Cosa stai facendo? Qual è il tuo grado? Cadetto livello 2, magie indirette. Sei un MG di prima classe. Rapporto immediato al ponte. Sì, signore. E voi? Cristo Dio! Allievo livello 3, compagnia del fuoco. Stessa compagnia apprendista livello 1. Infermiera compagnia A. Voi di sopra al ponte, tu alla squadra di difesa. Ricevuto. Tocca menargli a tutti allora. Sono in ritardo. Ma che è quello? Andate alla vostra postazione. Ma io devo fare tutti? Sì, signore. Matricola squadra di soccorso. Io ho paura. Vabbè, dovrei stare qua dentro qua. Non ce la faccio, sono troppo nervoso. Il nervosismo riduce la capacità combattiva del 20%. Rilassati. Sono finalmente diventato un esperto di classe fuoco. Fai attenzione, ti provocherai delle bruciature.
Tu dici a me poi, Alexander. Questo è ancora in ritardo. Tieni questo. Cottage. Vai in aula. Andare al giardino. No, questa era peggio della mia, eh. Era proprio telefonata. Io calcola, lo sa leggere, tanto gli dirà qualcosa sul fatto del fuoco. Ufficiale, state ufficiale. Poi qua, che cazzo sta a farmi qua? Ah, ok, sono per non farmi passare ad andare di là, ok, buono. Quindi stanno venendo tutti i loro doveri, anche se questi corrono alla rinfusa, vai. Treno frecciaro, sta treno frecciaro, sta treno frecciaro, sta treno frecciaro. Cos'è sto coso qua? Strategia, i nemici entreranno dagli unici ingressi possibili. Ingresso principale del giardino, ok. Andiamo. Ho digerito un cazzo, sento. Voi state qui, proteggete le truppe in prima linea. Avere la stessa mente contorta, non c'è da, non c'è vantarsi. Guarda attraverso! Non posso parlarci, vabbè. Voi fatela un po' fisica almeno, so. Ok, ascoltate tutti. Grande Zell. Questa è la nostra ultima battaglia, dobbiamo vincere a tutti i costi. Non ti preoccupare, Squall, qui ci pensiamo noi. Credevo stessi dormendo. Sì, ma ho sentito l'annuncio e sono saltato giù dal letto. Dovevi essere qui, no? Sono in un gruppo pari. Scusa, Squall, vieni qui un momento. Ah, ok, faccio da solo perché ho mandato quella che non ha. Quell'anello che hai al dito. Non sarà il momento giusto, ma. Ma cosa vuole? Me lo puoi prestare? Lo tengo solo un po'. Non ti preoccupare, non lo perdo, dai, prestamelo. Ma cosa ti serve? Non posso dirtelo adesso. Ma voglio che me lo presti. Perché ti interessa questo anello? Ma sì, posso anche prestarglielo. Ah, gli dai l'anello di Noctis, tiè. Non perdelo però. Si è pulito la mano prima di via. Grazie, Squall. Non credevo me l'avresti dato, Rinoa ne sarà felice. Rinoa. Ok, Squall. Qua lascia fare a me. Ma dove cavolo hai finito? Combatto anch'io, sono stufa di essere sempre difesa. So che anch'io posso fare qualcosa, combatterò insieme a voi. Speriamo che sia l'ultima volta che combattiamo dentro il nostro garden. Probabilmente i nemici attaccheranno da questa parte, dobbiamo concentrare qui la posizione di difesa. Devo combattere per dimostrare a me stessa che posso farcela. Fai attenzione. Probabilmente. Ok. Speriamo che sia il tema. Ok, ci avevamo parlato. No, nulla da di qua. Grazie di andare adesso. Sto per vomitare. Skull, ritorna immediatamente al ponte. E stavo venendo. Zell, affida a te questa postazione. Sì!
Sì, con l'accento I normale. Non so come si legge. Noi diciamo sì. Dico la pinna da squalo qua. Server comanda l'armata nemica, ci stanno venendo addosso. Continua in questa direzione. Avanti tutta! Mi ricordavo le moto sparate così belle. No, se devo premere qualcosa, ragazzi. E li fa. Cosa guarda da fianco come metti gli altri come fanno? No, ci sbatteremo contro. A destra! Sì, non è scene più belle, però mi aspettavo da dei cadetti che usano magia e cotere, arriva quello alla moto, ma spara che è un fire, un qualcosa, nice. Guarda il nemico di fronte a noi. Squadra d'attacco, state pronti. Cazzo, vado a fare il Jukion? Poi vedo sti cazzi faccio cura. Ok, fatto bene a far giù, ti hanno detto, no, erano cazzi. Però è morto, l'importante è quello. Che poi in teoria adesso c'ho la possibilità di farmare loro. Ma che ci penso, potrei farmarli un po', cavolo, che dici? Fermali! Menaglie! Però ci vorrebbe un bel po' prima che li farmo a dovere, dovrei stare qua un'ora solo a farmare loro, cazzo. Questi stanno tutti fermi così. Non serve a niente andare di qua. Che cazzo devo fare allora? Devo andare indietro. Non mi faccia proprio mica gli meno però. Correte più forte che potete, dobbiamo cercare di fermarli. Ma dove? Te li vedi passare al lato, non gli fai niente. Ah! Rinnova, tieni questo. Me l'ha dato scuola. Ne farò uno identico, per ora tienilo tu. Come hai fatto a convincere scuola a fartelo dare? L'ho supplicato. L'ho semplicemente chiesto, giustamente. Basta chiedere.
È molto bello, ma è un po' troppo grande. Riveniamo al discorso dopo. Infatti, parliamo di cose serie. Maledizione, non ci arrivo. Cerchiamo qualcosa per tirarla su. Tienitelo di nuovo, torniamo subito. Non combattiamo in due. Fermo manco mezzo combattimento. Ma in 2 contro 20. Mannaggia vostra. No, se no. Vabbè, lui. Sì, vabbè, la faccio tutta però. Comunque, senza fare critiche insensate, se fosse stato impostato action invece che a turni, questa parte del gioco sarebbe stata ancora più. A voglia! Final Fantasy, se fosse stato qualsiasi tipo di Final Fantasy fatto action, sarebbe stato ognuno bellissimo, perché è una storia molto veloce, che implica proprio il fatto dell'action, è quello che la gente non riesce a capire. Senti, non c'è niente che possiamo usare. Aspetta, fermo. Ho sbagliato a cliccare. Non posso usare energia, perché. Ah, è vero, perché. Stupido come una capra io, eh. Soprattutto nel modo che ti passano a fianco e le ammazzavi. Infatti non ti nascondo che spero in un remake anche per l'8 con le stesse novità introdotte per il 7. Madonna. Fanno una cosa del genere. Mi prende l'infarto a me, te lo dico subito. Ma dove cazzo sto andando però? Non so dove andare. Ok, se fanno una cosa del genere, guarda, io non ci voglio pensare perché poi ci rimarrei troppo male se non la fanno, quindi non penso a niente cosa la dovessero fare. Perché non so attenzione adesso? Non mi serviva! Ah.
C'era qualche GF prima che ho imparato qualche abilità comunque. Ah, tu sei proprio al completo, eh? Sei più un cazzo di un problema. E stai imparando sentenza, ma la cosa è finita. Tu pure sei arrivato al massimo. Minchia? Tutto al massimo? Bonus HP, altruismo. Vabbè. HP 80% up. 10 status. GF. Però forse questo allora. Siamo in adozione, ancora ci metto un po' di più. Iniziativa, va bene. Familiarità voglio a te. Dai che mollano pure Zell qua così. Non mi serve nemmeno niente perché già si vede la scuola. Scuola, i nemici stanno entrando dall'ingresso principale. Tanto mi rinnova sta là a morì. Aspetta, grandi ormai non sto leggendo. Fammi ammazzare un attimo questi nemici e leggo subito. Decreto workman. No time about to. Senti, facciamo. Andiamo un po' di GF, almeno posso leggere cosa hanno scritto. Ehi! How it's going? I found your share good channel. Keep up the great work, man. Andiamo a trovare. I'm about to do animated BRB in trend offline screen for your channel. Feel free to check out this. Ah, vabbè. Thank you, man. If I have time, I go to see your work. Thanks. Madonna, selfie sta a 691 HP. Boh, uno è morto. Ah, deve ignauritti, ma tanto vabbè è morto, però volevo fare una botta più forte. Chiamare AIDS almeno un po' dopo di là. Ma c'è di nuovo che sta per morire, dove vai? Skull, Rinoa sta per cadere giù dal garden. Maledizione. Skull, mi puoi sentire? L'aula è stata assalita dai nemici. Ci sono le matricole là dentro, dobbiamo fare qualcosa per la svelta. Mi stanno arrivando. Scuola, mi hai sentito? Sì, ma non solo Rino è in pericolo.
Sei insensibile, ascolta. Il nome potrebbe. Dobbiamo dividerci. Chi viene con me? Selfie Quistis, Quistis il Vine selfie. Selfie Quistis, mando il Vine e cosa prende. Il Vine, sei conosciuto. Ok. Selfie Quistis, venite con me, andiamo all'aula. Zell, trovo un modo per salvare il nonno. Fa di tutto per salvarla, ti prego. Ci penso io. Ma tanto è venuto qua che non sapevo come cazzo fare. E mo questo scontro, vedi come casca giù di nuovo. Beh, ci dicono, andiamo all'aula al secondo piano. Sì, lo so dov'è l'aula, cazzo, non mi ripeto 700 volte. Esiste Gundam, ti è? Fatevi fuori tutti! No, non ci riuscirete mai. Subito i ragazzini. Strike proprio. Che bella spada rossa.
Quel pericoloso è andato in infermeria. Appunto. Ma io gliel'ho detto, scusa, eh. Ho avuto paura. Ora tranquillizzati. Ora tranquillizzati. Segui quella ragazza e fa come ti dice. Quel pericoloso è andato in infermeria. Poi se mi tanto la guida, però cazzo. Porta bambini in un posto sicuro, ok. Riprova, altrimenti non ti sblocca nulla. Infatti, non capivo perché. Sì. Andiamo. Ah, o forse che quando parlavo con l'altra ragazzina, non mi riconosce. Squall, Squall! O no? Adesso che succede? Squall, vieni al ponte. Subito. C'è anche la stessa Katawaki. Ma cosa vorrà? Dio cane, eh? Bravo. Quando sono tanti devi venire, o quando ce n'è uno. Ci stanno speronando, Beyblade, Boyblade, Beyblade, ba 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 ba. Sì, ma è un po' una stronzata, bastava che impostassero che Squall parlasse solo con la ragazza e non ci usciva pazzi. Eh no, perché poi le sentivi tu, tutti che le dicevano no, perché non puoi parlare con tutti i personaggi, non è un Final Fantasy. Il nostro Garden, siamo finiti. Aiuto! Io tanto vi lascio la morire. Nel bebè c'è la potenza di un ciclone. Nel tuo cuore c'è la grinta di un campione. Baby boy, baby, che caraccio. Let's play the game, dai tu cazzo. Com'è la situazione? Abbiamo fermato le ondate 1 e 2. Abbiamo fermato, scusa, le ondate 1 e 2. Ma molti allievi sono feriti. Non credo saremo in grado di resistere a un nuovo attacco. E tu e gli altri? Abbiamo resistito agli attacchi all'ingresso principale, ma non ce la faremo per molto ancora. Siamo a questo punto allora. I loro soldati sono più preparati dei nostri. Disponiamo solo di alunni inesperti. Come ha detto Squall, non resisteremo ad un altro attacco. Forse non avremmo dovuto insistere così tanto sulla difesa. Avremmo dovuto attaccare subito. Server è con loro, vero? Avevi detto che non volevi scappare da lui, vero? Vai, uccidilo! Se vuoi far vedere chi sei, questo è il momento giusto. A cosa stai pensando? Non puoi tirarti indietro. Non mi tirerò indietro. Non voglio tirarmi indietro. Se attacchiamo possiamo vincere. L'unico problema è come salire sul guard nemico.
Gli andiamo addosso col Garden, ci saliamo sopra. Il Garden nemico ci sta addosso. Nita con una manovra giusta potrebbe farcela. Non abbiamo altre possibilità. Oi, Zen, dov'è Rinoa? È cascata. Mi dispiace, Squall, non possiamo raggiungerla. Quei bastardi hanno alzato delle barricate nel garden. L'unico modo per raggiungerla è calarsi dall'alto in qualche modo. Rinoa. Ehi, non vorrei mica rinunciare. Ti prego. Dobbiamo provare ad aiutare Rinoa. Forse non servirà a niente, ma non possiamo arrenderci senza almeno provarci. Ma io devo guidare l'attacco. Non mi interessa quello che devi fare tu. Ora Rinoa è in pericolo e tu de la devi aiutare. Vogliamo tutti bene a Rinoa. Rinoa è una di noi. Non vuoi rivedere il viso di Rinoa? Devi salvarla, Squall. Conosco bene il Garden di Calvadia, guiderò io l'attacco. Ti apriremo la strada perché tu possa raggiungere dopo Squall. Raggiungerci dopo Squall. Hai dimenticato il tuo compito più importante? Quale? E me ne vado così. E si mise con la dottoressa Katawaki e guidarono il Garden per sempre. Incoraggia gli allievi, come loro comandante è tuo dovere. Tutti contano su di te. Eh? Io? Colui che parla meno del meno proprio. Proviamoci. È Squall che vi parla. Ciao. È finita la parlata. Come state? So che è duro reggersi ancora in piedi dopo una battaglia simile, ma fatevi forza. Ah, non posso andare avanti, vado solo così, ok. Ma possiamo ancora farcela, se ci proviamo tutti insieme. Ma se devo andare avanti io con la X, mi incazzo. Ah, ok. È la nostra ultima battaglia, attaccheremo le unità nemiche prima che possano arrivare qui. Questi esultano, Rinoa sta là per morire, ma loro non fanno un cazzo, però va bene. Per fare questo, punteremo dritti verso il Garden. Preparatevi uno scontro violento, se ci sono matricole vicino a voi, prendetevene cura. Irvine, Quissi, Zell e Selphie condurranno l'attacco. Ma chi è che sta aiutando chi in questa scena? Vabbè. Tutti gli altri siano loro di supporto. Io devo andare a salvare una ragazza. Ciao. Lo scopo ultimo dei Sid è distruggere la strega. Questa è la nostra vera battaglia. È una battaglia dura e difficile, ma non possiamo avere rimpianti. Nessuno rimpianga questo giorno. Siate con me, ragazzi, è la nostra battaglia. È quello che passa sempre là così, vabbè. Bravo, è così che parla un capo. Bene, ora tocca a noi. Sì, diamo un'altra botta con il Garden, almeno Rinoa casca del tutto. Siamo dentro. Ok, siamo pronti?
Forse adesso. Per noi stessi, per il mondo intero, non lasciate gli altri due sotto. Ok, fatevi avanti. Studentessa di 8. Mac non c'è, ti prego cercalo. Non c'è altro da fare. Vi prego cercate Mark. Aspetta qui. Ma sono di nuovo là, pesa così da 3 ore ormai. Sarà sto ragazzino qua. Andiamo in aula, può darsi essere in aula. Non credo sia quel ragazzino che gira sempre. Non era in aula. Non era quel ragazzino che gira sempre, vaffanculo. Adesso. Bene, quel ragazzino, ok. Benissimo. Cazzo, antima. Madonna, 117, no, non lo devo fare di più. Se me lo sblocca lo faccio di più. 142 su 1, massacrato proprio. Devo ancora anzirlo, no? Sto digerendo malissimo. Io non capisco perché fai le cose illogiche, sei un solo deficiente di bambino in tutto il piano che corre come un coglione e tu pensi che sei in un'aula. Perché quel bambino è da prima che corre, da quando c'è l'attacco che corre là avanti e indietro, quindi non pensavo fosse lui. Tutto bene? Sì. C'è una persona che ti sta aspettando qua davanti. Vai da lei. Sì. Insulto il nemico. Brutto bastardo. Aia. Oh. Lo so, ma come faccio?
Ma ha fatto quadrato, sta di cazzo. Se ti va male la prossima volta fai la scelta giusta. Sì, infatti. Non me la ricordavo sta cosa così. Questa è una cosa tipo action. Vaffanculo, ho fatto guardia, vaffanculo. Merda di merda. Aia. Ci siamo parati insieme. Ma dai! E adesso ti riperdo di nuovo. Ma dai! Qua sì, perché non ti fa capire un cazzo come è fatto. Tu hai col pezzo deficiente. Sì, sto pezzo poi sì. Ora ho parato il primo colpo. Ti ho dato io quest'altro e ti ho dato pure quest'altro. Quando te pari, io mi paro. Quando te pari pure tu. Ma dai! M'ho anticipato col calcio, sta merda. Ma dai, quanto mi ha levato? Ma c'avevo più dell'energia sua! Oh!
tocca qualcuno che abbiamo battuto proprio uno di quelli che ci serviva per andare a prendere lei. Ti lascio qui in mezzo a tutti quelli che si ammazzano. Entrate di là. Corri verso sinistra. La telecamera va di là. Ma che cazzo ti fermi tu? Che spettacolo però, un cammino in mezzo a scene del genere. Vanno pensare a Final Fantasy VII che cammineremo così. Mentre combatterai. Skull. Grazie. Non ti preoccupare, tu avresti fatto lo stesso. No, il contratto mi vincola ai gufi del bosco. Era mio compito salvarti. Inoltre, ti ho trovata per puro caso. E niente, quindi non ti preoccupare. Non potevo morire così. Avevo con me qualcosa di molto importante che ti appartiene. E non avrei potuto morire senza restituirtela. Il tuo anello l'ho conservato io. Crosciume Zell. E ciò che è di più prezioso, lo posso riavere? È proprio un bell'anello. Ma cos'è questo mostro inciso sopra? Non è un mostro, è un leone. Un animale molto forte, fiero e coraggioso. Fiero e coraggioso come te. Intanto tutti si ammazzano, loro stanno a cinguettare qua sotto, però vabbè. Vorrei davvero essere un leone. Questo leone ha un nome? Certo. Grieber. Questa per esempio è un'altra stronzata perché tu fai 3 miliardi di cose, persino un discorso e lei è ancora attaccata alla parte e non mostra il minimo segno di cedimento. È vero. Ah, si chiama così? Zella ha detto che me ne avrebbe fatto uno uguale. Così anch'io diventerò un leone come te. Ma se lo fa uguale, tutti si faranno un'idea sbagliata di noi. Lo dice come se fosse contenta, però. Tutti stanno cercando di farci mettere insieme. È talmente evidente, l'ho capito persino io. Lo dice pure, l'ho capito persino. Sono io talmente solo, l'ho capito persino. Sembra ti piace l'idea che tutti pensiano. Pensino di noi che. No, 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 no. Ci stanno aspettando. Andiamo di là. Non mi frega niente se avessi dovuto. Ok. Andiamo a scuola. Ok. Andiamo all'albero in fondo. Qua. Faccio questo altro, ok. Aura. Ah, nessuno dei due. Già siamo pieni di tutti e due. Niente. No, aspetta, di no, però non c'ha il Jukion, quindi può darsi per quello. Magie. No, Jukion. Cambio, rinnova. Porca merda, occhi, occhi, occhi. Con lei, sì. Io a breve mi devo fermare. Se ci arrivo alla fine perché devo partire molto prima oggi che con la Xero non trovo parcheggio. Che vita di merda. Rinova. Per fortuna stai bene. Sta aspettando a te. Sei ferita? Fa solo così. La sega dovrebbe essere qua in fondo. Nessun ripensamento? Ecco,
Ecco come facevo allora. Infatti mi dicevo, ma perché io usavo sempre la mossa finale di scuola non avendo io HP al minimo quando combattevo contro Omega? Buono, grazie, mai ricordato. Ricordatevi, stiamo per affrontare il nemico. Dimenticate il suo nome, il vostro legame con lui, chi era una volta. Se pensiamo a tutto ciò, non potremo combattere. Il nemico ha scelto di combattere, per questo è un nemico. Anche noi abbiamo scelto di combattere, ma non avevamo altra scelta. Ah, no, ho vinto X! O perlomeno. Niente. Ma cosa dico? Sembra che l'indeciso sia io. Ma ormai siamo qui. Le mie storie non servono. No, voglio ascoltare le tue storie. Voglio capire cosa stai pensando. Te lo dirò a finita questa missione. Se vuoi ascoltarmi, cerca di restare in vita. Andiamo. Alexander, io mi fermo qui perché purtroppo mi devo preparare. Allora, attacca alle 3, devo partire almeno 2 ore. No, non ce la posso fare. Vabbè, non ci pensiamo. Partiamo con il caldo, arriveremo là che fa caldo. Non troveremo posto per un cazzo. Però vabbè. Vabbè, io mi fermo qui. Xander, tu domani ci sei? Domani mattina? Sera purtroppo no, perché stasera non ci siamo noi. Che siamo a casa della madre di Claudia, che ieri compiva gli anni, e stasera festeggiamo. E anche domani sera c'è il compleanno di mia sorella. E domani mattina, ci sto solo domani mattina in poche parole, perché poi domani pomeriggio lavoro. Maneghino. Madre di Dio. Non proprio, domattina sì, ci dovrei essere, e poi stasera non ci sono manco io. Ok, fagli gli auguri da parte mia allora, anche se non lo conosco, però fagli gli auguri da parte mia. Bobo carissimo, ti ringrazio come sempre per la compagnia. Io adesso stacco e ci rivediamo allora domani mattina sempre con Final Fantasy 8 e andremo ad affrontare Sefer. Bobo, ciao, grazie ancora.